Ciao Bettaste.it, ci chiedevamo con i colleghi di Bettaste se l'ultimo film di Abdelatif Kechiche in concorso qui alla 74esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia sarebbe stato il The Wrestler di Aronofsky di qualche anno fa, la bomba improvvisa Leone d'Oro per forza di cose, per forza di cinema, o se ci chiedevamo questo Kechiche avrebbe confermato la china discendente leggera di questo concorso di questi ultimi giorni, che fa pensare che i colpi più forti siano stati sparati dal festival all'inizio, con l'insulto, con Shape of Water di Guillermo del Toro, con Foxtrot, e quindi eravamo indecisi, sarà la bomba o non è la bomba? Non è la bomba, è stato anche fischiato. Mektub, My Love, canto 1. C'è da dire che forse dobbiamo sospendere il giudizio perché Kechiche ha detto a Barbera che ha in mente una saga. Dobbiamo capire che tipo di saga ha in mente, se richiamerà il protagonista di questo film, se affronterà un'altra fase della vita, perché questo è un film sulla giovinezza, ragazzi. Sono 3 ore anche piuttosto ammorbanti e pallose. Pum, pum, pum! Everybody dance now! Molto pop, c'è un momento in discoteca dove praticamente se siete appassionati di disco dance anni 90, ecco, è il film che fa per voi, perché ci mette tutto, ci mette tutto, ci mette Mr. Vain, ve lo ricordate Mr. Vain, ci mette MC Hammer, ve lo ricordate il video dove MC Hammer c'aveva la barra così, e, ci mette, qual era quella là di MC Hammer? You can touch this! Vabbè, insomma, c'è un momento in discoteca dove passano tutte queste canzoni, e, I Got the Power, ovviamente, I want you cause I'm Mr. Vain, vabbè, vabbè, insomma, comunque, io non ballavo mai perché non ho partecipato da giovane all'entusiasmo, cioè avevo 20 anni all'epoca, mamma mia, vedevo solo film, come un po' Amin, ecco, mio padre si preoccupava perché mi trovava sempre al buio, anche nelle giornate di sole, perché vedevo i film, anche Amin fa sta cosa, infatti sua madre entra dentro la camera e gli fa, oh, sta vedendo peraltro un film, sembra in bianco e nero, una cosa allucinante, e Amin chi è? È il nostro protagonista. Lo ambienta nel sud della Francia, questo film Kechiche. Amin è uno che a Parigi studia, vorrebbe fare lo sceneggiatore, è anche un fotografo, arriva nel sud della Francia, c'è l'estate, ci sono le ragazzone, le topolone. Il film comincia con una bella scena di sesso, la più spinta e credibile, perché anche bella sporca con la ciccia, la cellulite, due che si stanno a divertire un sacco, tante posizioni, prendete appunti, molto interessante, e, quindi una bellissima scopata. Come era bellissima la scopata nella vita di Adele, tra le due bellissime protagoniste. E quindi, allora, Amin già in quella prima scena si capisce tutto, perché Shish potevi anche non farlo di 180 minuti, perché Amin arriva che suo cugino Tony ci sta dando, che ci sta dando, che ci sta dando con Ofelia. E Amin sembra il protagonista di Omicidio a Luci Rosse di Brian De Palma. Lui guarda un pochino, anche sta lì, sente questi che ansimano, si avvicina alla casetta. Noi entriamo poi con la macchina presa mentre Tony sta entrando ferocemente dentro Ofelia. E già Kechiche ci diverte, ci ha un po' svegliato. Ecco, siamo un po' stanchi. Bellissima scopata. E poi però il film diventa tutto ste scene di chiacchiera tra ragazzi, flirt, ci sono le turiste francesi, che fighe, vai lì, te le rimorchi, lo zio di Amin, il cugino di Amin, Tony, la mamma d'Amin, la mamma de Tony, la sorella de Tony, e poi soprattutto qualche cosa, uno di loro non c'è, dov'è? È in guerra, ok? Povero sfigato, perché? Perché tutti questi invece, pum, pum, now! Si divertono soprattutto con questa scena in discoteca dove passa tutta la discodance degli anni 90. È il film più romeriano di Kechiche, nel senso che Romero ha raccontato come nessun altro, secondo me, quei momenti di dilatazione estiva in cui la nostra vita sembrava eterna e quindi eternamente ci domandavamo filosoficamente, perché Romero è un filosofo del cinema, chi eravamo noi nel mondo? E cosa avremmo potuto incontrare? Mi ha ricordato molto Il Raggio Verde di Romer, che è uno dei suoi film miei preferiti, però con Kechiche, con la macchina a mano, con questa anche irruenza bella nordafricana del nostro amico Kechiche, si parla molto di Tunisia, siamo nel sud della Francia, loro sono tunisini, però di origine tunisina, però insomma ragazzi, l'ho trovato un po' vacuo, pum, pum, anche se pompato. E però, che cosa vuoi fare Kechiche? Tornerà Amin? Amin è insopportabile. Amin è insopportabile. Dopo 2 ore ho deciso che la sua passività, il suo voyeurismo, questo suo anche sorriso, Amin è così.
Provano anche a baciarlo le ragazze, provano ad andare là, a scoparselo, Amin. Dopo un po' ho pensato, voglio entrare nel film e uccidere Amin con le mie mani, oppure parlarci, andare io in spiaggia e dire, amico mio, ti piacciono gli uomini, non c'è nessun problema, parliamo, allora ci sono anche bei ragazzi, no? Non solo le fiche. È un film così, è stato anche fischiato, lo trovo veramente strabordante, se i Manetti esagerano con 133 minuti, che Shish con 180. E questo film qua no. La luce è molto sparata dentro la macchina da presa, si citano San Giovanni e il Corano all'inizio sulla luce, sull'importanza della luce, e che Shish inonda di luce questa giovinezza di Amin, un uomo francamente tristissimo che rifiuta anche un bacio di una bella modella bionda, Amin perché non si sa, però si appassiona a vedere gli animali che partoriscono, ok? Poi ci sono gli amorazzi, Tony se le fa tutte, allora ci sono delle ragazze che sono confuse da Tony, poi c'è una turista che sviluppa invece una passione lesbo per Ofelia che fa l'amore con Tony all'inizio del film, e Amin che è sempre distaccato, è sempre distante. Le rare volte che vediamo Amin interessato a una ragazza, arriva sempre un mondo maschile più pronto di lui, più lesto di lui, più intelligente di lui, più deciso sessualmente di lui. Amin, ti interessa il sesso? Non ti interessa? Sei un nolaniano? Se sei un nolaniano, probabilmente non ti interessa il sesso. E quindi, forse, visto che è un appassionato di cinema, se avessimo visto Amin in questo film vedere il Cavaliere Oscuro di Nolan, avremmo capito del perché non era minimamente interessato al sesso. Tutti gli altri sì, è un film sulla giovinezza, mi ha fatto rosicare perché mi sono ricordato che, mamma mia, allora, spiaggia, ragazze che ballano, se te imbriachi in discoteca, pum, 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 vabbè, l'abbiamo detto, e questo è il film per 180 minuti, chiacchiere, insomma, può anche molto irritare dei colleghi anche sfiniti. Siamo qua a vedere Barba Incolta. Ogni tanto vedevo tutti questi che si divertivano, tranne Amin, che andava in giro così a guardare, un po' irritante. Però attorno a me, nel buio della sala, vedevo questi critici, colleghi morti. Alcuni sono morti e probabilmente no, nessuno ancora l'ha presi, l'ha rimossi dalle poltroncine della sala d'arsena. E tutti sfranti e francamente tutto questo entusiasmo un po' sterile di Kashish capisco che possa aver irritato qualcuno, però magari invece questo Maktoub My Love, canto 1 di Kashish, che non è la vita di Adele, che non è Couscous, magari invece diventerà più importante, più sensato quando vedremo la chiusura del progetto che ha in mente, perché a Barbera ha detto che c'ha un progettone franchise di saga, pure Kashish fa il franchise, ha capito dove va il cinema della contemporaneità. Ciao Bethesda.